Dove pensate che si focalizzerà l'attenzione degli investitori nei prossimi mesi, sulle azioni A o su quelle H? Attualmente c'è molto interesse da parte degli investitori sia sul mercato delle azioni domestiche, il segmento A, sia su quello quotato a Hong Kong, il segmento H. Storicamente il segmento A ha sempre avuto un accesso limitato agli investitori stranieri. Le cose stanno cambiando adesso, è cambiata l'amministrazione in Cina e ci sono più riformisti al governo e la loro intenzione è di aprire progressivamente i mercati dei capitali in Cina agli investitori stranieri. Questo per creare una base più stabile di investitori a lungo termine sul mercato azionario domestico. Infatti, fino ad ora c'era il programma Qualified Foreign Institutional Investors, QFII, che permetteva solo un accesso limitato a solo un tipo di investitori istituzionali, l'accesso al mercato azionario cinese quotato a Shanghai e Shenzhen. Attualmente vediamo entrambi i segmenti, anche quello H che è comunque più facilmente accessibile, come estremamente economici e convenienti. Se andiamo a vedere l'indice CSI 300, che rappresenta un benchmark delle azioni cinesi, vediamo come abbia un forward price earning fra 9 e 10. Se in 10 andiamo a vedere l'MSCI China sulle azioni di Hong Kong, vediamo anche lì come il forward price earning sia di circa 10. Se si combina ciò con la crescita degli utili che viene attesa, pensiamo che ci siano ottime opportunità di acquisto. Personalmente pensiamo che comunque tuttora ci siano più opportunità sul segmento offshore delle azioni cinesi, perché comunque rimangono dei limiti in termini di QFII per quanto riguarda l'accesso al mercato domestico delle azioni cinesi. E comunque ci aspettiamo che su entrambi i mercati vi sia una crescita a doppia cifra nei prossimi tempi, nei prossimi anni. Molti asset manager pensano che il mercato cinese abbia dei problemi di trasparenza. Qual è la vostra visione al riguardo? In effetti, per quanto riguarda il mercato azionario cinese, la mancanza di trasparenza non è né un fenomeno né una fonte di preoccupazione nuova. Quello che è nuovo è il tentativo del governo di operare un giro di vite sulla mancanza di trasparenza e sull'insider trading che spesso ha caratterizzato il mercato azionario negli anni passati. Vediamo ad esempio Chengao alla CSRC, la China Securities Regulatory Commission, l'equivalente alla SEC americana, che sta tentando di operare un cambiamento. Questo perché? Perché il mercato azionario, il mercato immobiliare in Cina tradizionalmente sono una maniera per fare soldi, c'è molto interesse e quindi si vuole tentare di offrire una base di crescita più sostenibile e più stabile per gli investitori domestici e anche per riuscire ad attrarre sempre di più gli investitori stranieri sui mercati dei capitali locali. Siete preoccupati per la stabilità del sistema bancario cinese? Anche questo non è un fenomeno nuovo e da anni che si sentono rumori di fondo di ogni genere per quanto riguarda il sistema bancario cinese. Per quanto ci riguarda c'è da considerare una cosa. Il sistema bancario cinese è dominato da 4 colossi di Stato, è sostanzialmente troppo grande per poter fallire e il governo non permetterà al sistema bancario cinese di fallire. Quello che ci interessa a noi vedere è come si stanno facendo dei passi in avanti in determinate aree di riforma, ad esempio la liberalizzazione dei tassi di interesse che sta dando una rinnovata credibilità al settore bancario cinese. Pertanto pensiamo che in questo ambito ci saranno sempre più opportunità con la liberalizzazione in corso. La politica monetaria cinese è stata finora estremamente flessibile e ha permesso di evitare il temuto hard landing. Cosa vi aspettate in futuro da questo punto di vista e cosa vi aspettate in termini di andamento del renminbi nei prossimi mesi? Per quanto riguarda il renminbi, la moneta cinese, non ci aspettiamo nell'immediato dei movimenti particolarmente significativi, particolarmente importanti. Pensiamo che la moneta continuerà a muoversi come si è mossa negli ultimi anni. Se pensiamo che dal 2005 a oggi il renminbi si è apprezzato di circa il 30%, mentre il PIL cinese è cresciuto del 120%,
valore che va confrontato ad esempio con gli Stati Uniti, dove il PIL è cresciuto dell'11% nello stesso periodo, vediamo come il renminbi si è mosso molto di meno. Pertanto pensiamo che questo fenomeno continuerà a essere molto simile, vediamo per il renminbi dei movimenti graduali e moderati nel corso dei prossimi anni, non ci aspettiamo nulla di improvviso. Quali sono le regole migliori per investire in Cina? Ci sono diverse regole auree per investire in Cina, ad esempio una è che ci si vuole affidare comunque una casa di investimento che ha un team basato sul mercato domestico in Cina, che è in grado di capire come valutare un'azienda. Ad esempio, questo è importante perché storicamente sul mercato cinese c'è sempre stata un'enorme dispersione di valore e di valutazioni. È importante capire come, ad esempio, dei cambiamenti di politica, dei cambiamenti a livello macroeconomico andranno a influenzare l'andamento delle diverse società. Un'altra regola importante in Cina è di non aver paura della volatilità. I mercati cinesi sono sempre stati storicamente piuttosto volatili, abbiamo visto ad esempio nel 2009 come ci sono stati dei picchi di volatilità intraday intorno al 70%. Questo per noi è importante, riuscire a controllare questo fenomeno, perché per noi questi episodi di volatilità sono delle opportunità per mediare il nostro costo di entrata in una posizione, riuscire a entrare quando altri invece stanno vendendo e quindi essere avanti nella curva degli investimenti. Come ho detto, anche qui è importante avere un team basato in maniera domestica in Cina. Noi pensiamo di avere un vantaggio perché molti del nostro team si sono fatti le ossa sul mercato della madrepatria in Cina, mentre alcuni nostri concorrenti, ad esempio, hanno esperienza solamente sul segmento delle azioni H in Cina. Inoltre pensiamo che un elemento importante per investire in Cina è tenere presente che l'allocazione dei portafogli in Cina, specialmente sul mercato domestico, è ancora molto bassa. L'MSCI, gli indici MSCI hanno storicamente un peso decisamente basso sul mercato cinese, addirittura zero su quanto riguarda le azioni A, che come abbiamo detto sono poco accessibili agli investitori esteri. Man mano che queste si aprono, pensiamo che in un tempo ragionevole i qualified foreign institution investors, gli investitori istituzionali qualificati ad accedere al mercato A, possono arrivare a rappresentare anche il 6, 7, anche il 10% dell'intero mercato azionario cinese, degli investitori sul mercato azionario cinese domestico. Pensiamo che questo processo costringerà gli indici come MSCI a ricalibrare la loro il peso che assegnano alle azioni cinesi, aumentandolo. È importante per gli investitori riuscire ad anticipare questo fenomeno, ad esempio in Italia, dove indubbiamente l'allocazione in Cina non è mai stata un'allocazione core, è importante riuscire a farlo in anticipo quando le valutazioni sono ancora convenienti, prima che il mercato si apra, prima che ci siano più investitori stranieri e che quindi ci si affiondino anche investitori come ETF, altri investitori istituzionali e le valutazioni diventino meno convenienti. Se si fa questo in anticipo ci sono delle grandi opportunità. I'll be right back.